Innanzitutto, prima proprio di iniziare qualsiasi cosa, non sono proprio in formissima. Perdonerete questa voce un pochettino spenta, però è così. L'influenza mi ha preso in questo finale di annata. Ho provato a fare un po' di roba, ma sto bene soltanto sdraiato. E quindi analizziamo insieme le parole di Massimiliano Allegri in questa conferenza di vigilia di Juventus Roma. E poi vi saluto e torno sul divano che è diventato un po' la mia tana. A questo proposito vi chiedo un supporto, un mi piace, un'iscrizione al canale, magari qualcuno di voi non è ancora iscritto e perché no, magari anche un commento in cui mi fate sapere la vostra opinione. Allegri dice: siamo in un buon momento, però come sappiamo il calcio vive di equilibrio e serve tenere i piedi per terra. Pensiamo alla partita di domani e non a quanto fatto finora, non siamo neanche a metà stagione, mancano due partite. Una volta fatte queste due partite vedremo a che punto saremo in classifica. Ora siamo a 40 punti, domani avremo una Roma scorbutica da affrontare. C'è uno dei migliori allenatori in panchina, non ti dà vantaggi, se non stai attento ti fanno uscire dalla partita. Hanno dei giocatori di talento davanti e su questo dovremo fare una partita di attenzione, compattezza e pazienza, senza voler strafare. Ci sarà Dybala, ha recuperato, poi vedremo quanto minutaggio avrà, però Dybala, Lukaku, ci sono tutti e due. Gli infortunati, a parte De Sciglio che è ancora distante, Sandro che è fuori 10 giorni e Ken che è ancora fuori, sono rientrati e stanno più o meno tutti bene. Abbiamo domani, ma poi abbiamo anche subito la Salernitana e serve passare il turno. Non c'è tempo di respirare e goderci l'ultimo dell'anno. L'importante è il calcio, alle feste poi penseremo. Le disattenzioni e le distrazioni sono dietro l'angolo. Le feste, le famiglie, le robe, le cose. Classico di Allegri che tira fuori le robe e le cose. Dovremmo essere attenti e concentrati su quello che dobbiamo fare. UEA domani valuterò chi è, se, UEA domani valuterò che far giocare, se UEA o McKennie con Miretti mezzala. Abbiamo fatto due buoni allenamenti, speriamo di fare una bella partita. Chiesa sta meglio. Oggi ho visto un Allegri con tanta voglia di parlare, tanta voglia di dialogare, non particolarmente preoccupato, anzi abbastanza rilassato. Aveva voglia di esprimere i suoi concetti, la sua visione, la sua posizione. Il solito obiettivo stagionale della Juventus, ma anche tanti elogi per quella che è la situazione legata al settore giovanile della Juve. Poi Allegri dice un paio di cose interessanti, secondo me una è questa: quando subiamo dei gol come quelli che abbiamo subito noi e che non siamo abituati mentalmente, perché abbiamo subito dei gol facili a Frosinone e Genova, ne abbiamo parlato e speriamo domani di fare meglio. In queste partite di grande equilibrio i dettagli fanno la differenza. Questa è la cosa interessante, è importante tornare ad aver paura di prendere gol. Questo è molto interessante, perché una squadra che ha paura di prendere gol, nella mia testa perlomeno, poi magari non è così per tutti, ma nella mia testa non può accontentarsi di un solo gol di vantaggio. Cioè, se io ho paura di prendere gol e sto vincendo per 1-0 o per 2-1, non voglio subire gol, dato che ho paura. E quindi cerco di portarmi quanto più distante possibile dall'eventuale pareggio che ne scaturirebbe con un gol subito. Non so se solo io la penso così o se può essere una lettura del senso: dobbiamo tornare ad aver paura di prendere gol e quindi dare tutto noi stessi per difenderlo, perché poi le chiavi sono differenti, eh? La stessa frase ti porta a fare due tipi di ragionamento. Quando abbassi l'attenzione e la paura e sei tranquillo di non prendere gol, fai poi degli errori di leggerezza. Questa è un po' invece la lettura di Allegri. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto, sono soddisfatto, ma non abbastanza perché dobbiamo raggiungere degli obiettivi. Parlare di nuovo di cose passate mi dispiace, lo sapete, io sono molto legato ad Agnelli e a tutti quelli che ha lavorato con me alla Juve per un aspetto morale e non solo professionale. Da 2 anni a questa parte, anzi, i numeri sono dalla parte di chi per 10 anni ha vinto la Juve. Da 2 anni a questa parte la Juventus, no, non è solo l'anno scorso, perché è iniziato ottobre 2021 questo percorso che ha portato la Juventus a avere casini all'interno, dall'esterno. Ottobre 2021. Noi abbiamo avuto invece in dicembre 2022 la notizia tra dicembre e gennaio della dimissione del CDA. Invece Allegri ci dà una data più precisa e sono curioso di andare a vedere se mi sono perso qualcosa all'interno della linea cronologica della Juventus. E noi da lì abbiamo continuato a lavorare. Fortunatamente la Juventus, come mi hanno insegnato il presidente, qui passano i presidenti, gli allenatori e i direttori sportivi, ma rimane la Juventus, che è la parte solida della struttura e lo sta dimostrando ora. Siamo a metà percorso, ovviamente metà annata. Bisogna lavorare come stiamo facendo con un profilo basso.
cercando di arrivare nelle prime quattro per tornare a giocare in Champions League. Il violino viene fuori anche con l'influenza, cosa che ci hanno proibito visto che siamo arrivati terzi. E a me piace questa voglia di Allegri di rimarcare il fatto che noi in Champions League quest'anno dovessimo giocarla comunque. Io non ho detto niente alla società e non dico niente adesso, ovviamente per quanto riguarda il suo futuro, dato che ha un contratto in scadenza del 2025. Bisogna pensare solo a fare risultati. Oggi Allegri ha parlato tanto di risultati, è tornato fuori la vena risultatistica di Allegri e non so se spaventarmi o se prenderla come qualcosa di positivo. Bisogna rimanere concentrati su quello che c'è da fare ora. In un attimo cambiano le opinioni. Questa è la seconda cosa interessante che ha detto Allegri. Poi ne parliamo. Non bisogna né esaltarsi né deprimersi. C'è un percorso iniziato. Stanno giocando anche dei bravi ragazzi come giocatori, merito dei 10 anni precedenti. Qui colgo l'occasione, visto che ieri c'è stata la decisione sul decreto crescita, mi esprimo anche qua calcisticamente. Fortunatamente la Juventus ha lavorato bene nei 10 anni precedenti e ora ha un patrimonio importante di giovani che potrà tenere e sviluppare in futuro. La Juve deve rimanere serena e tranquilla. L'importante è che la Juve l'anno prossimo torni a giocare il nuovo triennio della Champions League e che si faccia la seconda parte di stagione nel migliore dei modi. Ora serve finire la prima, che è la cosa più importante per queste due partite, e ovviamente in mezzo l'ottavo di finale di Coppa Italia. Allora, perché credo che questa sia una delle cose più interessanti di questa conferenza stampa? Intanto perché si parla dei giovani della Juventus, e dato che prima abbiamo parlato di tutto quello che è successo a extracampo, mi tornano in mente tutte le volte che l'anno scorso vi dicevo: ragazzi, la cosa più importante è che in questo momento la Juventus ha un'ancora di salvataggio importante e potente come la Next Gen. Lasciamo stare che non stanno andando benissimo le cose per la Next Gen, però questo serve e continuerà a servire. Perché? Perché la Juventus ha la possibilità di avere un'arma in più, qualcosa in più. E se una settimana fa esultavo come un pazzo al gol di Yıldız, tanto passa anche dal lavoro che è stato fatto in questi anni sul settore giovanile, questa voglia che prima non c'era mai stata. Vi lascio qui sopra nelle schede un video che ho fatto nei giorni scorsi in cui parlavo di quanto la Juventus effettivamente stia impattando con giocatori nati dal 2000 in avanti e in Serie A, in questa stagione di Serie A. E qualcuno potrà dirmi che un giocatore del 2000 oggi non è più giovane, certo, indubbiamente. Ma questo dato rapportato con le altre squadre e ovviamente all'interno di un file in cui non ci sono soltanto giocatori nati dal 2000 in avanti, ma banalmente anche giocatori under 21, vi fa capire quanto in Serie A ci sia ancora tanta difficoltà ad accettare e a scommettere su un determinato tipo di calciatore. Attenzione, non voglio dire che la Serie A o la Juventus stia lavorando male da questo punto di vista, perché la Juve è una delle squadre che sta lavorando meglio tra quelle della parte sinistra della classifica. Piaccia o non piaccia, con quello che si può pensare di Allegri o non si può pensare di Allegri, ma i dati sono questi, e cioè che in Serie A in questa stagione la Juventus è una di quelle che sta facendo giocare più ragazzi nati dal 2000 in avanti, in assoluto. Non solo averli in rosa, ma anche in campo, che sono due concetti differenti. Ecco, ieri c'è stata questa decisione dal punto di vista del decreto crescita. Ho già letto tante lamentele anche da parte di presidenti di Serie A, tanti dirigenti che sono anche preoccupati per quello che potrà essere il futuro legato al calciomercato. Ma in una linea temporale in cui gli stranieri più forti vengono fagocitati dal Bayern Monaco, dal Real Madrid, dal Barcellona o dalle squadre di Premier League o addirittura dall'Arabia, perché c'è stata anche la possibilità di vedere dei giocatori come il centrocampista che doveva andare al Napoli quest'estate, spagnolo, e che poi invece è andato in Arabia. Quelli che rimangano liberi sono giocatori che o non hanno più un curriculum di un certo tipo, o ce l'hanno ma hanno delle limitazioni e quindi cercano magari l'ultimo contratto della carriera, o bisogna essere molto bravi ad agire preventivamente e portarseli in casa nei settori giovanili per poi scommettere su questi e buttarli nella mischia. Quindi io credo che la Serie A oggi sia un po' indietro da questo punto di vista, ma più avanti rispetto agli anni passati, perché 10-15 anni fa era difficile vedere così tanti ragazzi aggregati a una squadra come la Juve. Era molto difficile, e spero che questa possa essere la nuova linea societaria,
perché ci siamo generati un vantaggio incredibile e perché spero che possano sostituire adeguatamente Tognozzi. Io so che è noioso questo discorso, ma continuo a farlo, e per me questo è il discorso più importante in assoluto rispetto a tutto quello che è il discorso relativo alla stagione in corso. A me preme di più che la Juventus lavori sul settore giovanile piuttosto di quello che sarà il posizionamento finale di questa Juve. Che sia seconda, terza, quarta, quinta, prima, mi interessa di più che la Juve lavori sul futuro. Perché questo è il nuovo modo di fare il calcio in Italia, in un campionato che purtroppo non può più permettersi di pensare di essere a degli alti livelli. No, non può farlo e deve lavorare con le poche risorse che ha a disposizione. E se l'anno scorso, fino all'anno scorso, anche il decreto crescita poteva essere un'arma, ora non c'è nemmeno più quella. È ora di togliersi le scorciatoie, rimboccarsi le maniche e cercare di scommettere su questi ragazzi qui. Perché questi ragazzi qui hanno dimostrato che possono essere pronti tanto quanto altri giocatori, o forse anche di più. Forse anche di più. Perché io preferisco vedere un Nicolussi Caviglia che sta zitto, sta in panchina, quando tocca lui gioca, entra, fa il suo, piuttosto che un Paredes che viene alla Juventus soltanto per conquistarsi il posto da titolare al mondiale, prendersi i suoi soldi e non gliene frega niente del resto. Io sono assolutamente d'accordo con questa cosa qui. Assolutamente d'accordo con questa cosa qui. Certo, il decreto crescita poteva essere un'opzione. Basti pensare a Rabiot, che è un giocatore che probabilmente la Juve ora non avrà la possibilità di rinnovare, o comunque dovrà ridiscutere al rialzo e quindi magari spendere di più, e quindi magari non ci si riuscirà, o magari Rabiot verrà incontro alla Juve e cercherà di fare un passo indietro, non lo so. Però è giusto pensare che oggi la Serie A deve vivere di altre cose, e la Juve è un passo avanti per quello che ha fatto negli anni precedenti. E la cosa importante è sostituire adeguatamente delle figure come Tognozzi, che hanno portato diversi calciatori alla Juventus, e attendiamo ora anche gli esordi di Nonge o di Asa, che è stato uno di quelli citati da Tognozzi e Tutto Sport qualche settimana fa, dicendo che quelli saranno i prossimi nomi del settore giovanile della Juventus a scoppiare, a diventare veramente calciatori importanti. Perché vi dico che mi preme di più il lungo, il futuro, la programmazione, il giovane, piuttosto che questa singola stagione? Perché Allegri ha detto la frase giustissima, e cioè non bisogna né esaltarsi né deprimersi. Ora io vi faccio una domanda: come vi sentite in questa stagione? Vi sentite esaltati? Cioè la Juventus è seconda in classifica con merito, siete esaltati da questa cosa? Io sinceramente no. Io non sono esaltato da questa Juve seconda in classifica, perché questa squadra mi dà tantissimo livello umano, tantissimo livello empatico e pochissima sicurezza invece dal punto di vista sportivo, dal punto di vista tecnico-tattico. Ecco, io lì da quel punto di vista fatico a dire wow, sono proprio soddisfatto delle prestazioni che va a fornire la Juve. Proprio no. Dal punto di vista della voglia dell'attaccamento, invece sì, dal punto di vista umano, riesco veramente a immedesimarmi in questi ragazzi, in quello che stanno facendo e come stanno lavorando. Da questo punto di vista sì, al 100%. Quindi non sono esaltato. Non sono nemmeno depresso, perché la Juventus comunque è al secondo posto in classifica e sta mostrando di tenerci. Quindi non sono né esaltato né depresso. Questo campionato di Serie A è semplicemente una barca in mezzo al mare che è partita. L'anno scorso c'erano tante onde, è riuscita a salvarsi. Adesso va su, va giù, in attesa di un mare piatto che possa tornare invece davvero ad esaltare. Ora siamo in quella via di mezzo, una pasta al pomodoro insipida. Non ti fa schifo, non è una cosa che ti fa vomitare come pasta pomodoro, pesto, pollo e tutto quel parmigiano, madonna McKenny che cosa ti mangi. Però non è nemmeno una roba che dici wow, è proprio gourmet, una bella pizza, no, del sushi nemmeno, un hamburger neanche, un piatto di pasta al pomodoro, anche insipido. Magari il cuore che ci hanno messo nella preparazione di quel piatto, perché magari l'hanno preparato in condizioni come le mie, uno che stava male ma si è messo lì ai fornelli perché lo doveva fare, però poi l'output è una roba che ti lascia indifferente, ti sazia perché te la mangi, però stai lì. Io non sono né esaltato né depresso. Questa stagione mi sta lasciando poco, e una delle poche veramente emozioni grosse, forti, dei sussulti grossi che ho avuto è stato proprio il gol di Yıldız. E lì mi sono, cioè, un brivido lungo la schiena, ragazzi. Cioè, lì emozioni forti. E capisco che sto invecchiando da queste cose qui. Riesco
ad esaltarmi terribilmente con il pensiero che la Juventus possa lavorare sul lungo piuttosto che sull'immediato, perché tanto lo scudetto non sembra un obiettivo che ha la Juventus in testa. La dirigenza, la presidenza, l'allenatore lo continua a ribadire. L'importante è arrivare a giocare la Champions l'anno prossimo, per un discorso economico e per un discorso di appeal. I calciatori invece sono lì che alcuni ti dicono: sai cosa? Ma io lo scudetto me lo voglio sognare e giocare fino all'ultimo. È quella parte lì che mi esalta, non tutto il resto. È il gol del ragazzino che viene schierato titolare a 18 anni, ti fa un gol della Madonna dopo 12 minuti. Quello lì mi esalta. Tutto il resto mi lascia un po' indifferente. Quindi non bisogna né esaltarsi né deprimersi. È vero. Questa cosa è assolutamente vera. Eh sì, sto invecchiando, perché 10 anni fa questi ragionamenti non li avrei mai fatti. Ma per fortuna a 30 anni non ragiono più con la testa di uno di 20. Ci mancherebbe altro. Spero sia condivisibile tutto quello che vi ho detto. La preoccupazione è che è uno scontro diretto... contro la Roma, che è una squadra forte. Hanno ambizione di arrivare nelle prime 4 come noi. La Juve può avere l'ambizione della Roma, arrivare nelle prime 4. È quello che vi dicevo prima. Domenica hanno battuto il Napoli per 2-0, è stata una bella partita. A Milano hanno perso all'80esimo in una delle poche azioni dove è stata presa in velocità. Secondo me la Roma-Milano contro l'Inter poteva prendere gol ben prima, ma questa è la mia opinione. È complicata e lo sappiamo, è sempre Juve-Roma, sempre partite combattute e belle, e bisogna essere bravi. I giovani me li sono ritrovati, li ho seguiti in questi 8 anni effettivi di Juventus. Complimenti a chi li ha scelti, a chi li ha fatto giocare e chi li ha fatti crescere. Ora la Juventus fortunatamente ha un bel patrimonio, di quelli che abbiamo qui e anche fuori. Ed è vero, perché la Juventus ne ha anche fuori, neanche in giro, li sta valorizzando ed è sempre attiva sul mercato, perché anche ieri abbiamo parlato di un ragazzo, in questi giorni, anzi da ieri quando ho spento il video e mi sono buttato sul divano, ho letto altri 10 nomi di ragazzi, Patino dell'Arsenal, che non ho mai sentito nominare, ma ho quella voglia di documentarmi su questo calciatore, dovesse arrivare alla Juventus per capire chi è. Queste sono le cose che in questo momento mi esaltano davvero tanto. Cercare di lavorare con dei nomi che non sono sempre solo i 3-4 nomi conosciuti che vanno di moda. Ora, la Roma non prenderà Bonucci, notizia di ieri, ma la Roma sta facendo la collezione delle figurine Panini. Paredes, Renato Sanchez, la ricerca di Bonucci, Lukaku, cioè... Più del progetto tecnico è vado sul sicuro, l'usato, uso il decreto crescita, uso il fatto che la cartella clinica di alcuni giocatori come Dybala, che è un giocatore eccezionale, però ha dei problemi e quindi tante volte te lo ritrovi fuori. L'ha detto più volte Mourinho, uno come Dybala se sta bene non viene alla Roma. C'ha ragione, che uno Dybala se sta bene o la Juve se lo tiene stretto e lo rinnova in bianco o lo cede massimizzando al 200% a club ricchi, molto 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 ricchi, che fanno offerte da capogiro. Un po' quello che dicevamo prima, la Serie A non può più permettersi di trattenere determinati giocatori o di ragionare sull'acquisto di determinati giocatori. Quale strada le rimane? A maggior ragione senza il decreto crescita, non farà raccolta le figurine ai panini, non andare a prendere Bonucci per 6 mesi perché a Berlino sta male. No, assolutamente no, ma proprio no. Domani mattina deciderò chi far giocare, ma la cosa importante è che stanno tutti bene, fisicamente e mentalmente. Questo spirito lo dobbiamo portare fino alla fine, questa voglia di fare cose importanti partita dopo partita senza pensare a cosa accadrà tra 3 mesi. Il futuro è domani, la Roma, poi dopo Roma penseremo al 2024. Effettivamente è così. Cioè io alle prospettive di questa stagione, è ovvio che il mio pensiero sul finale, dico, se la Juve vince lo Scudetto e la Coppa Italia, che cavolo di bella stagione è. Però io sullo scudetto, lo sapete, ci credo poco e niente, perché non sono né esaltato né depresso, e so che la Juve al massimo mi arriverà a farmi questa crociera fino ad arrivare nelle prime 4. Potrebbe essere questa la volontà di questa stagione. Ho mutato il microfono, sono stato bravo, e invece questa voglia di vivere partita dopo partita sta iniziando a entrare in me, no? Questa volontà di semplicemente godersi quei 90 minuti e questo spirito, vero, quello che ha detto Allegri, questo spirito che va portato fino alla fine, perché è davvero questa la cosa che mi esalta in questo gruppo squadra, in questa stagione, questa voglia di non mollare un centimetro. Per quello sono stato molto deluso a Genova non ho visto
quella scintilla che ho visto di solito. Anzi, a Genova ho visto una squadra, il Genoa, che quella scintilla ce l'aveva, la Juve no. Lukaku non l'ho mai allenato. Vlahovic è importante per la Juve. È stato fatto un acquisto e un investimento importante. Tutti noi ci crediamo. Sta crescendo. Domenica ha fatto un gol straordinario. È un ragazzo che può solo crescere, ma come tutti i giovani. Vlahovic ha 23 anni. Ha ancora 10 e gli auguro anche di più anni di carriera davanti. Ha un futuro importante. Una super carezza a Dusan Vlahovic, pronto ad affrontare Romelu Lukaku, che è stato un po' il suo incubo ricorrente durante tutta l'estate. Kostic dovrà riposare? Assolutamente no. Domani chi scenderà in campo? Ealing è un cambio importante. Kostic è invece sempre affidabile. Nella sua linearità non ha picchi massimi, ma quando è in campo ti dà affidabilità, che è la cosa che conta. A me non dispiacerebbe vedere Ealing titolare domani. Non tanto perché Ealing ultimamente, quando è entrato poco, si è entrato bene, anzi no, è entrato male. Però Kostic sta facendo male sempre. E secondo me è un ragazzo giovane come Ealing, che ha dimostrato di avere delle qualità come Ealing, che ha dimostrato di avere dei colpi come Ealing, fare sempre la panchina, un giocatore che è quasi sempre uno dei peggiori in campo, un pochino se la sente addosso questa cosa. Quindi mi piacerebbe una chance pure a lui, per non farlo sempre entrare sconsolato nei momenti, soltanto perché magari c'è da recuperare un gol, perché il Frosinone pareggia, faccio un esempio. Quando ci sentiamo, Mourinho, Allegri, Mourinho, Ancelotti, Allegri, Ancelotti, e ne parliamo, e parliamo di quello che pensiamo, non ci sentiamo accerchiati. Nel calcio non c'è la verità. Chi pensa di avere la verità in tasca si fa del male. Non esiste una verità assoluta. Il calcio è una variabile impazzita. Sono ville variabili. Carlo è un allenatore straordinario, lo dimostrano i numeri. Non è facile allenare grandi squadre. Lui è andato a Madrid e ha vinto Liga e Champions. È in testa alla classifica e sono contento per lui. In realtà pare punti col Girona, però sì, è al primo posto. José è un altro che ha vinto. Può piacere o non piacere, ma i risultati sono inconfutabili. Tutto il resto conta poco. Credo che essere accostato a loro per me è un orgoglio. Hanno vinto tantissimo. Quando ho iniziato ad allenare loro già vincevano. Quando ho incontrato Mourinho per la prima volta avevo il Cagliari e lui l'Inter. Io ero ancora un bambino e lui aveva già vinto parecchio. Sono andato a controllare per curiosità, perché dire io ero ancora un bambino, hanno soltanto 4 anni di differenza. In realtà Allegri, Mourinho, però Mourinho in quella occasione aveva già vinto la Champions e si apprestava a vincere la seconda, mentre Allegri aveva, penso, fatto una promozione con il Sassuolo e forse una salvezza con il Cagliari, o nemmeno quella, comunque sì, distanza nel loro primo incontro, assolutamente. Sul discorso della verità io, ragazzi, ne ho già parlato mille volte, cioè nel calcio non c'è la verità assoluta, non c'è un modo che ti fa vincere o che ti fa perdere, non esiste, sennò tutti farebbero quella cosa lì. Poi che Allegri dica cose giuste, che secondo me razzoni male, questo è un dato di fatto, perché io mi ricordo tanti spiegoni di Allegri che ci spiegava che invece nel calcio quello era il modo di fare. Ha ragione, non esiste una verità. Ha ragione, quando si pensa di avere la verità in tasca ci si fa male. Non esiste una verità assoluta. Ha detto benissimo tutto lui, ha detto. Vlahovic, come Dusan è entrato e ha fatto gol. Stessa partita tecnicamente buona di quando non ha fatto gol. Come tutta la squadra sta crescendo, quando si è medio giovani si può solo che crescere, tanta voglia di lavorare e migliorare in un ambiente sereno con voglia di fare. Il risultato si gioca per quello. Quando andavo in cortina da bambino non ero contento se perdevo. Il fine è quello, poi ci si può arrivare attraverso ottime prestazioni o altre meno buone. Alla fine anche voi lavorate sul risultato. Se Vlahovic fa gol gioca bene, se non fa gol gioca male. E allora qual è il risultato? Se fa gol è risultato, se no sarebbe un campionato senza punti, cosa li usiamo a fare? È semplice, io non dico che a quelli a cui sta bene anche perdere siano meglio o peggio, ce ne sono diversi, è tutto lì. Io credo che questa sia una cosa che ha stancato. Parlare di risultato contro prestazione ha stancato. Risultato e prestazioni sono sempre legati, sempre. Poi la prestazione può essere buona da un punto di vista, meno buona da un altro punto di vista. Lì entra in gioco il soggettivo, non più l'oggettivo. Il risultato è oggettivo, la prestazione è soggettiva. Può piacere una cosa, può piacere un'altra. In una partita lunga 90 minuti con 22 giocatori che sono titolari, più 5 cambi per parte, può succedere veramente di tutto, dal rimpallo, dall'episodio, di tutto. Quindi figuriamoci se possiamo essere sempre tutti d'accordo con l'analisi di una determinata prestazione. L'unica cosa che mette tutti d'accordo è il risultato. E a volte nemmeno quello. Quindi basta, vi prego, basta parlare di risultato contro prestazione, perché è qualcosa che ha veramente stancato al 100%.
Chiesa era sereno, ha avuto questo intoppo sul tendine. Stamani era bello pimpante, è un giocatore importante come tutti. Questo gruppo deve andare avanti con questa mentalità, perché i risultati li possiamo ottenere lavorando sui nostri limiti e mettendo da parte gli obiettivi personali. Non da parte, ma a servizio della squadra. Solo così possiamo ottenere dei risultati importanti. Un risultato importante è che la Juve l'anno prossimo, per un valore tecnico ed economico, deve tornare a giocare la Champions. Ripeto, anche quest'anno avremmo dovuto giocarla. Allora, torniamo ancora al violino, torniamo ancora a questo discorso, però Allegri aggiunge un pezzo e dice che anche entrare nei primi quattro è un risultato. Sì e no, nel senso che, adesso con tutto rispetto, se la Juve esce dalle prime quattro con questa squadra, questo progetto, questo allenatore, questo valore a bilancio di stipendi di tutto quello che gestisce la Juve, questo appeal, tutto, tutto, storia, momento attuale, è un disastro. L'anno scorso non ci siamo stati fuori per demeriti sportivi, cioè sarebbe veramente un disastro sportivo. Parlare di risultato per la Juventus accedere alla Champions League in Serie A del 2023-2024, perdonatemi, per me rasente il ridicolo. Per me rasente il ridicolo. Poi è ovvio che è un risultato, ma può essere un risultato per la Roma, che è anni magari che non va a fare la Champions. Può essere un risultato per la Fiorentina, perché sarebbe il coronamento di un percorso incredibile di italiano che prende una Fiorentina che sta per retrocedere, la porta in Europa, la porta a giocarsi due finali di Coppa. Può essere un risultato incredibile per il Bologna di Thiago Motta, a cui magari nessuno dava un euro l'anno scorso quando è arrivato a Bologna, invece guardate un po'. Per la Juventus, mi perdonerete, so che qualcuno non la pensa così, non mi interessa, io la penso così, qualificarsi in quattro posizioni in Serie A per la Champions non è, non può essere un risultato. E forse torniamo anche un po' al discorso che fece Allegri dopo l'eliminazione col Villarreal proprio nel 2021-22, quando disse che non era un fallimento e chi pensava al fallimento era in malafede. No, assolutamente no. Cioè, ricordiamoci però che cos'è la Juventus nel generale, perché sennò allora il risultato è sempre, allora è stato risultato passare il girone per la Juventus. E poi va bene, anche uscire agli ottavi. L'anno scorso che siamo usciti al girone è stato un risultato perché comunque in Champions hai partecipato e quindi ti eri qualificato l'anno prima. Cioè, questi non sono risultati. Questi non sono risultati. E dato che prima parlavamo di vittorie e di risultati che mettono tutti d'accordo, i risultati che, l'ha detto lo stesso Allegri, quelli non sono... non li puoi mettere in discussione perché sono risultati, sono inconfutabili, però allora cerchiamo di dosare il risultato alla squadra, alla dimensione, agli obiettivi, alle spese, che sennò ci prendiamo tutti in giro a vicenda e basta, non stiamo facendo un discorso corretto. La pensate così? Meraviglioso. Non la pensate così? Meraviglioso uguale. Abbiamo appena passato Natale, bisogna essere più buoni e stiamo per concludere l'anno con l'influenza. Desiderio che sia un buon anno, per star bene in salute, la cosa più importante. Grazie mister, guardate qua. Poi continuare a lavorare divertendosi e facendo risultati, che è la cosa più importante. E io non posso fare altro che lasciarvi con questo finale in cui vi ho parlato di risultati e spero che la Juve i risultati inizi a fare davvero e che siano risultati diversi dal ehi, l'anno prossimo gioco la Champions, perché non sono risultati a livello di quello che è il tifo della Juventus, per quanto mi riguarda. Ragazzi, io vi chiedo scusa, so che è stato un video con una voce non proprio irresistibile, non che di solito invece sia qualcosa di magico, però adesso ancora meno, apprezzate lo sforzo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo domani per tutti i video della giornata della partita, quindi domani mattina ci vediamo con il video analisi dello stato, del momento, delle squadre. E poi ci vediamo invece domani sera su Twitch per la live reaction alla partita. E poi ci rivedremo per tutti i video, i contenuti qua, post partita. Ciao, buona serata, buon divertimento e buon riposo per me.